l'Alto Medioevo è la prima fase del Medioevo, che si colloca tra la caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.C. fino all'XI secolo d.C. In questo periodo si possono individuare sette caratteristiche principali. La prima caratteristica è data da un nuovo assetto territoriale, dovuto alla formazione dei regni romano-germanici che furono fondati dagli stessi barbari, che grazie alla politica delle alleanze di imperatori come Teodosio si erano integrati con la cultura latina. Tra i cinque regni più longevi ci furono sicuramente quello dei Franchi e dei Visigoti, che cercarono di superare le diversità fondendo le culture, soprattutto attraverso la conversione al cattolicesimo. A partire dall'VIII secolo si verificò un ulteriore cambiamento nella compagine territoriale e politica dell'Europa, con la creazione del Sacro Romano Impero di Carlo Magno. Esso comprendeva Italia, Francia e Germania. Nei secoli VIII e XI si impone il sistema feudale, una forma di gestione del territorio inaugurata da Carlo Magno, basata sulla concessione di territori o feudi a esponenti della nobiltà in cambio della loro fedeltà. La seconda caratteristica è costituita da un consistente calo demografico che portò a un dimezzamento della popolazione europea. Le cause principali furono quattro: le guerre avvenute nell'impero, le incursioni dei barbari, la crisi economica e le numerose carestie e pestilenze. La terza caratteristica consiste nel passaggio ad una società rurale a seguito dello spopolamento delle città. La maggior parte della popolazione si trasferisce nelle campagne per trovare rifugio e lavoro presso i latifondi dei grandi proprietari terrieri. Si verifica quindi il ritorno ad un'economia silvo-pastorale e le attività economiche si concentrano principalmente nelle campagne. Le strade vennero ricoperte dalla vegetazione, rendendo molto più difficili i collegamenti. La società medievale, e siamo alla quarta caratteristica, è rigida e gerarchica. Si assiste ad un aumento delle disuguaglianze dovuto alla creazione di una società fortemente gerarchizzata e statica. Secondo la concezione del monaco Adalberone di Laon, la popolazione era suddivisa in tre classi sociali. Al vertice c'erano gli oratores, cioè coloro che pregano, a seguire i bellatores, i nobili guerrieri, e i laboratores, coloro che lavorano. La caratteristica successiva è data da un cambiamento sul piano economico. Infatti il monopolio dei traffici non è più detenuto all'Occidente, bensì dall'Oriente. In questo periodo si verificò una riduzione dei commerci internazionali, aumentò l'inflazione e si tornò all'uso del baratto. La penultima caratteristica è costituita invece dall'assetto delle città medievali. La città romana di Volubilis, in Africa, è stata abbandonata a causa del territorio prevalentemente pianeggiante e desertico in cui sorgeva, che favoriva l'attacco nemico. Verona, invece, a differenza della prima città, è rimasta abitata e ha conservato monumenti come l'anfiteatro, la cinta muraria e l'arena grazie alla sua posizione strategica. La città, infatti, costituiva una porta per le popolazioni del nord che entravano in Italia. Quindi le città nell'Alto Medioevo vengono costruite in posizioni più strategiche e protette. In alcuni casi, come la colonia romana di Arles, i materiali di spoglio di vecchi anfiteatri vengono riutilizzati per la costruzione. L'ultima caratteristica è costituita dal ruolo della Chiesa nell'Alto Medioevo, che assume un ruolo di primo piano nella vita sociale per tre ragioni. Innanzitutto, riveste un ruolo di mediazione con le popolazioni germaniche che garantisce la pace e il rispetto reciproco. In secondo luogo, il cristianesimo costituisce un fattore di coesione e un punto di riferimento saldo. Infine, cresce l'autorità del Vescovo di Roma, ossia il futuro Papa, e del patrimonio di San Pietro. Parallelamente alla Chiesa, nel IV secolo si diffonde il monachesimo in Europa, grazie soprattutto all'opera di San Benedetto da Norcia, rispettivo fondatore dell'ordine benedettino, che si differenzia dal monachesimo orientale perché segue la regola dell'ora et labora e prevede la permanenza dei monaci nei monasteri, ovvero dei centri polivalenti, non esclusivamente religiosi. È proprio l'azione dei vescovi e la diffusione del monachesimo a fare del cristianesimo la religione d'Europa. That's all, folks.